Presidente, fine primo tempo, Savoia 4, Torrecuso 0. Qual è il suo commento all'intervallo? Beh, un ringraziamento a questi tifosi straordinari che sono veramente, lo dico spesso, l'unica certezza. Poi eravamo tesi, diciamo, sono stato con la squadra da mezzogiorno in poi. Il risultato, penso meritato anche, bello rotondo, ci ha un po' rassicurato e rasserenato. Per cui vedo la squadra concentrata, non butta via nulla, per cui sono molto soddisfatto, devo dire, poi con 4-0 sarebbe soddisfatto chiunque. Però non bisogna sottovalutare il Torrecuso, un grandissimo allenatore come Santos Rossi, tanti giovani provengono, diciamo, da squadre professionistiche, un po' il serbatoio del Benevento, e poi qualche calciatore ancora in vena, per cui non sono ancora domi, questa è una cosa sicura, bisogna essere concentrati anche al secondo tempo. Caro Tenuto, ultimo innesto di mercato, ma già grande protagonista alla prima di campionato. Ha tolto una palla a Ciccio Scarpa che forse avrebbe fatto gol, quindi no, sicuramente, ma ci pare che Caro Tenuto era un po' il mio pallino da qualche anno, sono riuscito ad averlo quest'anno e siamo molto soddisfatti anche di lui, ha una prestazione dell'intera squadra, sottolineo i giovani, perché a me piace sempre questo, perché gli over per me sono delle certezze, parlare di De Liguori, Scarpa, Meloni, Tiscione, Caro Tenuto, Stendardo, Terracciano, credo che sia veramente poca roba. Invece noto molto bene Gargiulo, 94, veramente un grande fuoriclasse, credo. Vedo il Sciolo a destra, non ha concesso nulla, si è proposto bene. Viglietti, preso fino a questo momento il migliore in campo, e Maiolari numeroso, però voglio dire, i giovani fanno la differenza in questo campionato. Grazie Presidente. Grazie a voi. Grazie.